Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come da titolo, spacchetteremo assieme tantissime meraviglie che mi sono arrivate. Ragazzi, non vedevo l'ora di filmare questo video per aprire tutto quanto con voi. Naturalmente ho già sbirciato, quindi già so che cosa si nasconde all'interno dei pacchetti, ma li ho lasciati lì intatti come mi sono arrivati, così da spacchettare e guardare tutto quanto assieme. Non ho testato, provato ancora nulla. Preparatevi perché sarà una mega carrellata. Non so quanto sarà lungo questo video, penso parecchio perché ho tantissimi, veramente tantissimi pacchettini da tantissimi brand diversi da spacchettare con voi. Iniziamo, primo pacchettino, non seguo naturalmente un ordine particolare, insomma. Primo pacchettino è questo, ragazzi, di Inglot. Si dice Inglot oppure Inglot, non sono sicura sull'accento, ma questo è un brand che conosco da un sacco di tempo. Personalmente ho acquistato molto spesso da Inglot, hanno dei prodotti veramente rari, molto molto particolari, che è difficile trovare da altri brand, quindi sicuramente, se non lo conoscete, sono sicura di sì, ma se ancora non doveste conoscere questo brand, assolutamente dategli un'occhiata. All'interno del pacchettino c'è questo disegnino. Mi aspetto che ci sia un illuminante, visto che si parla di glow. Vediamo un po'. Ah, no, ok, non c'entra assolutamente nulla in realtà l'illuminante, ragazzi, ma è un prodotto per le sopracciglia, è il Soap Brow. Molto carini dal brand, mi hanno lasciato anche una dedica scritta a mano, lo apprezzo sempre tantissimo. È un prodotto che va a fissare le sopracciglia, sono molto di moda le Soap Brows e sono dei prodotti trasparenti che appunto vanno a tenere a bada le sopracciglia nella forma in cui vogliamo che stiano, insomma, restano là ferme. Chi ha le sopracciglia molto, come posso dire, molto pelose, insomma, io ho le sopracciglia molto folte, molto lunghe, devo tipo tagliarle, ok? E quindi per me questi prodotti sono fantastici perché appunto le mie sopracciglia non stanno ferme mai come dovrebbero. Oh mio Dio, ragazzi, la tentazione di metterci il dito perché è completamente trasparente, mi ricorda un po' il Glass Putty, tipo gli slime, ok? Ma perché io ho una fissazione per gli slime, ma è appunto completamente, oh wow, ok, è molto 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 denso come prodotto, proprio una cera molto molto dura. E tra le proprietà di questo plain soap brow c'è anche il fatto che aiuta a rendere le sopracciglia più folte, dà un effetto ottico di sopracciglio più folto. A me non serve particolarmente, ma so che è una caratteristica che si cerca molto in questo tipo di prodotto. Difficile da vedere naturalmente perché è completamente trasparente, ma appunto questa è la nostra cera per sopracciglia Inglot e mi hanno dato anche questo pennellino per applicarla. Poi, da uno dei miei brand preferiti di sempre, un brand che avrò per sempre nel cuore perché naturalmente, come sapete, ci ho collaborato ed amo i prodotti Benefit da molto prima di iniziare YouTube, mi è arrivato questo pacchetto bellissimo e all'interno c'è la nuova Gimme Brow Volumizing Pencil, quindi una matita sopracciglia volumizzante. Ma non è tutto, perché vedo che questo pacchetto si può aprire ulteriormente. Infatti troviamo altre cosine qui all'interno. Non capisco che cosa sia questo. Ho capito che cos'è, ragazzi. No, vabbè, che figata. Io questo già ce l'ho, ma non avevo il caricatore e quindi non ho mai potuto utilizzarlo. E adesso ne ho due praticamente. Questo è uno speaker da doccia, è sigillato benissimo e mi spezzo tutte le unghie se provo ad aprirlo. Ma sì, è uno speaker da doccia con la ventosa, si applica appunto sul muro della doccia, è waterproof e si può ascoltare la musica mentre si fa la doccia. Io adoro, veramente sono felicissima. Finalmente ho il caricatore, perché appunto ce l'ho ma non ho mai potuto usarlo perché ho perso immediatamente il caricatore. Ma vediamo i prodotti, che sono la cosa che mi incuriosisce di più, e vedo che ce ne sono ancora tanti all'interno del nostro pacchettino. Allora, un prodotto è il Gimme Brow, questo lo conosciamo tutti, un gel per sopracciglia che contiene fibre, quindi questo significa che rende le ciglia molto più voluminose. Se appunto avete pochi peli, radi eccetera, magari li avete spinzettati troppo in passato, questo è il prodotto che assolutamente vi consiglio. I prodotti che contengono fibre, sia per quanto riguarda le ciglia che per quanto riguarda le sopracciglia,
come volumizzanti sono assolutamente imbattibili. Poi c'è il famosissimo 24 hour brow setter che avevo inserito anch'io nel mio kit quando l'ho creato con Benefit. Questo è un gel sopracciglia trasparente che va a tenere le sopracciglia ferme, immobili, dove devono stare. Il packaging di questi prodotti è stupendo, sembrano tutte tipo pozioni magiche, insomma cosine molto molto preziose. Vabbè, io adoro, mi fermo sempre tantissimo sul packaging, ma è, cioè, è inutile negarlo, è la prima cosa che mi colpisce in un prodotto. E poi ci sono due Precisely My Brow Pencil, la matita sopracciglia famosissima, in due colorazioni diverse. Una è la 2.5, la Neutral Blonde, e poi c'è la 3 che è la Warm Light Brown. Sicuramente utilizzerò la Neutral Blonde perché le matite warm di un marrone caldo su di me, che sottotono freddo, capelli freddi eccetera, non mi stanno particolarmente bene. Poi mi sono arrivati tre prodotti da Face Theory, un brand di skincare che non avevo mai provato, quindi sono molto curiosa di vedere come sono. C'è un detergente alla vitamina C, il Vitamin C Cream Cleanser. Tutti i prodotti di questo brand tra l'altro sono vegani, contengono ingredienti naturali e sono cruelty free. Questo è appunto il detergente alla vitamina C, di prodotto ce n'è tantissimo e mi piace che il pack sia in vetro. E poi abbiamo il siero, anche questo contiene vitamina C e aminoacidi. Adoro i prodotti alla vitamina C, ma avendo la pelle sensibile, alcuni di questi prodotti, poi dipende insomma dal brand, dalla concentrazione della vitamina C soprattutto, tendono ad irritarmi la pelle, quindi attenzione se avete la pelle sensibile, i prodotti con vitamina C possono essere molto irritanti, quindi prima di provarli fate una piccola prova per vedere se è un pochino troppo aggressivo per voi, anche se appunto la vitamina C è fantastica per la pelle, io consiglio a tutti di integrarla nella vostra skincare, ma appunto state attenti se avete la pelle delicata. E altro prodotto che mi è arrivato, questa è la box, scusatemi se la luce cambia, prima è più luminosa la stanza, poi un pochino più buia, ma dipende dalle nuvole che stanno passando velocissime. Questa invece è una crema idratante, sono molto contenta di leggere che è per pelli delicate, non contiene profumo ed è a base di acido ialuronico, burro di cacao e avena. Non so perché sono andata ad annusarlo, perché c'è scritto che non c'è profumo, io vado in automatico ad annusare, ma lo sapete tutti, però io ho un senso dell'olfatto, ragazzi, super sviluppato, sento qualsiasi profumo, ve lo giuro, da lontano, cioè odore di cibo, io riesco a sentirlo, a capire di che cosa si tratta, e quindi vado direttamente ad annusare tutti i prodotti, anche se appunto questo non ha profumo, però posso attestare il fatto che non abbia profumo, cosa che apprezzo moltissimo nella skincare. Anche qui non tutti i prodotti che contengono profumo sono irritanti per la mia pelle super super permalosa, ma alcuni sì, quindi se non contengono profumo sono sempre più contenta. Altro pacchetto bellissimo, ragazzi, è questo di Amabile, sono dei gioielli stupendi, adesso apriamo assieme, ce ne sono tantissimi, naturalmente ho già sbirciato ma li ho lasciati lì, non li ho tirati fuori solo per spacchettare tutto con voi, e adoro anche il fatto che mi abbiano mandato una dedica scritta, appunto lo apprezzo sempre tantissimo. Ma andiamo a spacchettare, già il pacchetto è bellissimo, apriamolo assieme. All'interno troviamo tantissime scatoline con questo tema molto estivo. Prima scatolina, wow ragazzi, adoro adoro questo brand, già mi aveva spedito, che tra l'altro lo sto indossando anche oggi, il bracciale con i cuoricini, questa era la collezione di San Valentino. C'è un bracciale, una collana e un paio di orecchini dorati con queste conchiglie, sono stupendi. Questa collezione è perfetta per il mio prossimo viaggio, che ormai è tipo tra pochissimi giorni. È una destinazione in cui sono stata molte volte e non vedo l'ora di tornarci. Andiamo a spacchettare il resto, ragazzi, ci sono altre due mini scatoline. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, sono degli orecchini piccolini, delicati, eleganti, bellissimi. Guardate che meraviglia, ragazzi, due stelle marine e due piccoli brillantini rosa, bellissimi. Altra scatolina, ragazzi, io sto impazzendo perché mi piacciono troppo. C'è un altro paio di orecchini,
con dei brillantini un pochino più chiari, rosa ad oro, e poi questo anello, anche questo con dei brillantini rosa. No vabbè ragazzi, io un anello così lo volevo acquistare, vi dico solo questo e mi è arrivato, cioè wow, è bellissimo. E poi c'è questo che penso sia un bracciale, vediamo un attimino, no, è una collana in realtà meravigliosa che indosserò sicuramente nel mio prossimo viaggio e non solo. Questi sono tutti gioielli, non l'ho menzionato, ma sono tutti gioielli in argento placcato oro. Ok, quanto sono belli ragazzi questi cavallucci marini dorati con gli strass rosa, sempre della stessa linea c'è anche la collana con il cavalluccio marino, bellissimo. Anche questa sopra una collana molto delicata e sottile, adoro questo brand perché appunto fa cosine molto eleganti. E questo sotto con gli strass rosa invece è un bracciale, bellissimi. Quindi grazie ad Amabile per questo pacchetto meraviglioso, ringrazio Martina di Amabile che so è una mia follower da un sacco di tempo, quindi questo brand per me sarà sempre speciale. Poi altro pacchettino, questo è di Yepoda, che in realtà so che in coreano si pronuncia Yepoda, Yepoda più o meno, ok, mi sono informata. E all'interno vediamo che cosa c'è. Ci sono i multi balm, sono dei balsami labbra idratanti che io già ho, ma queste mi sa che sono due shade nuove. Sono super super nutrienti per le labbra e leggermente colorati, appunto ce n'è uno dorato e uno corallo. E poi il brand mi ha spedito anche questo cappellino molto carino con il logo di Yepoda, che come al solito mi sta enorme, perché ragazzi io ho una testa minuscola, dovete sapere, l'ho imparato negli anni in realtà, cioè me ne sono resa conto da poco in realtà, e praticamente tutti i cappellini, tu qualsiasi cosa, ok, a me sta enorme. Poi sempre restando in tema di follower che sono diventate famosissime su TikTok, c'è un'altra ragazza che io avevo scoperto di mio, a cui mi sono iscritta perché parla di profumi, lei ha proprio un canale in cui parla soltanto di profumi, fragranze eccetera, che è molto molto interessante. Anch'io ho una grande passione per i profumi, non tanto quanto la sua, ma insomma anche a me piacciono un sacco, è una collezione, lo sapete, bella grande di profumi. Lei si chiama Sinister su TikTok e mi ha spedito il suo libro, ragazzi, che è appunto tutto dedicato alla profumologia. E forse finalmente grazie a questo libro capirò come si descrivono i profumi, perché lei è bravissima. Altro pacchettino, questo mi arriva da Gofu Skincare. Mi sto trovando benissimo con la crema Skin Rich o Rich Meal, è una crema per il viso, non mi ricordo esattamente il nome, ma una crema per il viso molto nutriente e fantastica, lo utilizzo la sera. Quindi vediamo che cos'altro mi hanno spedito. Ci sono step 1 e step 2 gel detergente, no, prima gel oleoso struccante detergente e poi un gel detergente. Io ve lo dico sempre quanto sia importante prima struccare il viso e poi lavarlo quando già l'abbiamo struccato, perché altrimenti non andiamo a lavare bene il viso, togliamo il make up ma non laviamo il viso, quindi sempre molto importante avere due step e pulire la pelle due volte. Appunto qui abbiamo step 1 e step 2. E poi altro prodottino all'interno è un'emulsione idratante, eccolo qui, piccolino ma ottimo da portare in viaggio direi. Se non lo conoscete date assolutamente un'occhiata a questo brand che è di Giulia Sinesi, l'ho conosciuta personalmente, una ragazza deliziosa e davvero mi trovo molto bene con questi prodotti. Altro pacchetto arrivato da Elever Cosmetics, avevo provato un siero per le ciglia di questo brand tempo fa e mi ci ero trovata benissimo, quindi voglio vedere che cosa mi hanno spedito adesso. Se non sbaglio so che tra i prodotti mi hanno anticipato ci sarà un fondotinta. Spacchettiamo assieme ragazzi, ci sono tantissimi prodotti, pensavo avessero solo prodotti skincare, invece assolutamente non è così, perché mi hanno spedito anche dei prodotti per la cura dei capelli e ci sono uno shampoo ed un balsamo in crema, shampoo rigenerante che contiene olio di avocado e sempre della stessa linea con estratti di frutta esotica. C'è il conditioner che come pack mi ricorda più una maschera. Vedo che mi hanno spedito un altro siero per le ciglia, sono molto contenta di ciò perché appunto già ce l'avevo
ed è fantastico. Lo sapete che il segreto delle mie ciglia lunghissime sono i sieri per le ciglia, perché le mie ciglia naturalmente non sono assolutamente così, quindi non passa sera che io non applichi rigorosamente il mio siero ciglia. Sto applicando sempre il Revita Lash al momento. C'è un pennellino e va applicato, come tutti i sieri ciglia, quelli che hanno il pennellino, sulla base delle ciglia. Mi chiedete spesso come vanno applicati, ragazzi, sempre solo sulla base delle ciglia, super 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 vicino all'attaccatura, non va applicato a metà ciglia, perché me l'avete chiesto, sempre 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 all'attaccatura. Poi c'è l'Elever Skin Glow, che è una crema da giorno antirughe ed illuminante, e poi mi hanno spedito anche la crema occhi, ragazzi, altro prodotto rigorosamente che io applico sempre 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 mattina e sera, da quando tipo 13 anni, ok, non sto scherzando, ho iniziato molto molto presto, e penso che, ve l'ho detto spesso, penso che questo sia uno dei segreti del mio contorno occhi, perché appunto fin da giovanissima ho iniziato prima con i gel e poi con le creme belle, ricche e nutrienti sul contorno occhi, e sono molto curiosa di andare a provare questa, che si chiama Elever Eye Skin. Anche questo ha un effetto illuminante e effetto lifting. E poi arriviamo finalmente al fondotinta, che sapevo, appunto vi ho anticipato, mi avrebbero spedito, ed è il Supreme Skin con fattore protezione 50. Ragazzi, wow, che figata! Anche questo mi sarà molto utile nella destinazione in cui sto per andare, ed ho sia la colorazione porcelain che la colorazione ivory, e questo è il pack. Vi farò sapere com'è questo fondotinta. Adoro i fondotinta che hanno fattore di protezione altissimo, quindi se è un buon fondotinta prevedo che lo utilizzerò molto, ma appunto vi farò sapere, lo testeremo magari assieme. Anzi, fatemi sapere se vi può essere utile un video in cui vi faccio vedere che cosa porto con me in viaggio per quanto riguarda il make up e la skincare. Potrei farvi anche il video su quello che porto con me in valigia. Insomma, fatemi sapere se vi può interessare. Questi sono un po' video old style, che però a me piace un sacco filmare in realtà. Altro pacchetto che mi è arrivato da un brand che si chiama Zitstica, che non conoscevo, ma adesso scopriremo assieme. Ci sono veramente tantissimi tantissimi prodotti skincare. Primo prodotto, Press Refresh, è una maschera in tessuto per il viso esfoliante. Ok, in realtà ce ne sono diverse, sono 5 maschere in tessuto. Non penso di aver mai provato una maschera esfoliante, quindi sono curiosa di vedere come funziona. Va lasciata in posa per 20 minuti ed ha anche la funzione di andare a liberare i pori ostruiti, quindi molto interessante in realtà questo prodotto, anche per chi ha la pelle mista come me. Poi c'è Killa, e leggendo qui, questi sono dei patch per i brufoli, quindi già so che mi tornerà utilissimo. Sono i patch per i brufoletti, appunto fanno sì che il brufolo passi più in fretta, quindi l'infiammazione passa più velocemente. Vedo che sono delle bustine appunto mono uso. Cioè, ovviamente non vado a riutilizzare il patch, però è molto utile il fatto che siano chiuse singolarmente, perché in questo modo non entra l'aria, quindi non si rovinano. Questi patch sono fantastici, ma vanno sempre applicati non appena vediamo il brufolo, non dobbiamo aspettare troppo, altrimenti ho notato che non funzionano. Se invece li applico non appena vedo il brufolo, lì sì che me lo fanno passare molto più in fretta. Poi abbiamo la Blur Potion. Questi prodotti, devo dire, sono molto particolari e mi stanno interessando non poco. Questo è un supplemento, addirittura un integratore, quindi sono delle vere e proprie capsule, e questo per le discromie, quindi macchie della pelle, arrossamenti eccetera. Molto molto interessante, devo dire, non avevo mai visto un prodotto simile. Qui c'è Hyper Fade, questi sono sempre dei patch però per macchie scure. Ragazzi, io voglio assolutamente provare questi prodotti, anche queste appunto sono monouso. Purtroppo ho diverse macchioline, appunto la pelle delicata tanto tanto chiara, quindi qualsiasi macchiolina eccetera si vede, quindi andrò sicuramente a testare questi patch
e vedremo come sono. Appunto, sono dei prodotti molto particolari e specifici che non conoscevo e mi ispirano tantissimo. Fatemi sapere se conoscevate questo brand, se avete provato qualcosa, qualsiasi prodotto di questo brand, fatemi sapere, sono molto curiosa. Altro integratore, anche questo molto interessante, perché è per pelli, le definiscono disobbedienti, quindi per pelli che hanno tantissimi brufoli e tantissime imperfezioni. Eccole qui, volevo farveli vedere, anche questi sono tipo delle capsuline. Adoro, 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 ragazzi, questo è un sunscreen fattore protezione 50, perfetto, perfetto per questo mio viaggio. Ed ecco qui il prodotto. Adoro che tutti i prodotti con SPF oggi siano 50, che è il top per me. E adoro anche il fatto che sia non comedogenico e formulato appositamente per pelli con tendenze acneiche, perché lo sapete, ho sofferto di acne in passato e quindi devo stare sempre sempre molto molto attenta ai prodotti che utilizzo e alla reazione che hanno sulla mia pelle. Poi c'è una maschera all'argilla, interessante il pack, che sembra quasi un dentifricio, ma è una maschera all'argilla che va a liberare i pori ostruiti e dà un effetto esfoliante. Qui ci sono altri patch per i brufoletti che contengono niacinamide, che è fantastica perché va a fare un effetto esfoliante sulla pelle. E poi ci sono questi altri patch che vanno applicati invece soltanto nelle zone del viso più problematiche, con più brufoletti, pori dilatati, eccetera eccetera. Anche questi contengono niacinamide e acido salicilico, quindi fantastico per pelli con imperfezioni. E poi ultimo pacchettino mi è arrivato da Miamo, anche questo è un brand fantastico di skincare che già conoscete perché già ne avevamo parlato. Vediamo, scopriamo assieme che cosa c'è all'interno. Abbiamo un esfoliante con acido salicilico, si può utilizzare sia per il viso che per il corpo. Poi integratore di vitamine, zinco, cromo ed estratti vegetali, formulato per la pelle perché ha proprietà depurative. Poi c'è la crema anti imperfezioni sebo normalizzante, la Acnever Cream, di cui ho sentito parlare molto molto bene, ed è questa, quindi sono super 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 contenta di andare a provarla. E altro prodotto, anche di questo ho sentito parlare benissimo, questo è l'Oil Free Gel, è un gel opacizzante, ha proprietà sebo normalizzanti che per me sulla zona T sono importantissime, e proprietà astringenti, quindi per i pori dilatati che anch'io ho soprattutto in questa zona, è fantastico. Quindi mie family, questo è quanto per il video di oggi. In questo momento qui c'è un disastro di pacchetti, prodotti ovunque. Spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere nei commenti se avete suggerimenti per i prossimi video, oppure se avete provato alcuni di questi prodotti, fatemi sapere come vi ci siete trovati o se volete provarli. Non dimenticate di mettere like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché altrimenti non vi escono i miei nuovi video nella home. Quindi questo è quanto, bacio enorme, gigantesco per tutti voi, vi voglio tanto tanto bene e non dimenticatelo mai, e come al solito il nostro abbraccio, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.